Eccoci qui, amici, amici di Segni di Futuro, benvenuti ai nostri consueti incontri che adesso non raddoppiano, ma addirittura triplicano. Quindi in oggi, domani e dopodomani faremo una 3 giorni dedicata alle cooperative per indagare meglio il mondo del terzo settore. Ringraziamo l'amico Cristian Ramus, direttore del consorzio Solco Camunia, per essere venuto a trovarci. Ciao Cristian, benvenuto. Ciao Andrea, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grande. Allora, il progetto Segni di Futuro, con questa iniziativa delle interviste, Cristian, vuole aprire un po' la mente alle persone, no? Ai giovani, ai ragazzi, a tutti quelli che ci guardano, che sono ormai sparsi per tutta la Val Camonica, e oggi vogliamo farlo raccontando il mondo del terzo settore, il mondo delle cooperative. Quindi voglio cominciare, Cristian, con la prima domanda. Io poi parto a raffica e come al Vai, vai. solito. Cristian, che cos'è una cooperativa? Dalla base parti, giustamente, come deve essere. Una cooperativa, che cos'è? Allora, la cooperativa, riassumendola chiaramente in maniera molto, molto, molto veloce, è un insieme di persone, è un'aggregazione di persone che perseguono uno scopo comune. Significa che una cooperativa è prima di tutto un'azienda. Okay? Perché nell'immaginario collettivo spesso e volentieri quando parliamo del nostro settore non è così scontato che la gente percepisca il fatto che siamo delle vere e proprie aziende, delle aziende con dei capitali, delle aziende con del personale, delle aziende che generano dell'attività. Quindi prima di tutto è una forma aziendale la cooperativa. È una forma un po' particolare, però, perché chiaramente la cooperativa si basa su un principio, su un presupposto, che è quello che dicevo prima, che una serie di persone si uniscono, si aggregano in un obiettivo comune e nel perseguire questo obiettivo comune fondano questa azienda, sono corresponsabili del capitale di questa azienda, perché i soci della cooperativa sono soci in quanto versano anche delle quote di capitale della cooperativa. E in questo senso i soci della cooperativa sono i proprietari della cooperativa. Quindi è una forma che permette a delle persone di costituirsi in azienda e perseguire gli scopi per cui che si sono prefissi di svolgere, insomma. Ma scusami la domanda, Christian, tu dici che i soci sono proprietari, ma tutti allo stesso modo oppure in base al capitale, esattamente come funziona nelle società normali? Allora, uno dei principi delle cooperative è che una testa è un voto, ok? I principi della cooperativa sono 7: l'adesione deve essere libera e volontaria, deve esserci un controllo democratico, deve esserci un interesse nei confronti della comunità, la cooperazione deve rigenerare cooperazione, perché anche questo è uno degli Ho obiettivi della capito. fondazione, e devono investire in educazione, informazione, ok? E devono essere indipendenti, nel senso le cooperative chiaramente sono delle aziende che rispondono a se stesse. I soci sono proprietari nella ragione in cui le cooperative si basano su tre grandi, come si dice? Strutture, ok? La base è l'assemblea dei soci, ok? Quindi è coloro che compongono appunto la proprietà della cooperativa. Nell'assemblea Benissimo, dei soci, benissimo. ogni socio ha la possibilità di esprimere un suo voto, un voto, ok? Quindi è un sistema democratico, la maggioranza vince fondamentalmente. E Quindi chiaramente, al di là dei soldi, passami il termine, che hanno messo, i soci in quell'assemblea contano tutti allo stesso modo, è corretto? esatto, in assemblea i soci contano tutti allo stesso Assolutamente. modo. Poi ci sono, vabbè, delle specifiche rispetto a quando viene costituita l'assemblea, però vabbè, questi sono discorsi complessi. Diciamo che sinteticamente questo è il ragionamento di base. Poi a questa assemblea dei soci, che quindi è la proprietà, passatemi questo termine, c'è un altro livello chiaramente, che è quello poi più operativo e quello più gestionale, che è il consiglio di amministrazione. Consiglio di amministrazione scelto dall'assemblea dei soci. In questo senso, poi anche l'aspetto organizzativo e gestionale è sotto il controllo e la supervisione dei soci. Chiaro che un consiglio di amministrazione ha un mandato,
un consiglio di amministrazione elegge un presidente, che poi è il legale rappresentante dell'ente. In questo senso, la catena, che è legata a, è brutto dire la proprietà perché non siamo abituati, è in cooperazione di termini, però diciamo che il tema della partecipazione alla vita della cooperativa è un altro di quei requisiti fondanti, al netto che chiaramente si persegue un obiettivo comune, quindi cioè il fatto che tu partecipi è perché stai ricercando quell'oggetto di lavoro. Ma anche in questi termini diciamo che il coinvolgimento dovrebbe essere attivo nel momento in cui qualsiasi socio può determinare attraverso il suo voto le scelte anche della cooperativa, insomma. Dell'altro, ma ci sono perché qual è la linea che fa scegliere l'aprire una cooperativa o l'aprire una società? Qual è quella linea di demarcazione? Qual è quella cosa che ha fatto nascere il solco, per esempio, no? Cioè, e non il solco SPA per capirci. Io ti parlo da persona, Christian, io non so assolutamente niente, ok? Cioè, io proprio non so assolutamente nulla. Quindi, nel momento in cui io devo fare un'attività, quando è che si può pensare di aprire una cooperativa? Lo dico per i ragazzi, magari che ci guardano, o per le persone che ci vedono, che hanno un'idea e magari la possono sviluppare tramite una cooperativa, magari rispetto a una forma forse più complessa. Sì, allora devo fare un distinguo però, perché non tutte le cooperative sono uguali. E quindi se ti devo dare una specificazione su Solco, Solco prima di tutto è un consorzio, quindi è un ente di secondo livello, vengono definiti, in cui aderiscono altri enti, non persone fisiche, ok? Perché tu, come il consorzio Solco Camunia, non ha soci, Christian Ramus non è un socio del consorzio Solco Camunia. Le cooperative sono socie di Solco Camunia. Questo è una prima cornice che ti do e poi magari faremo un affondo su questo. Il motivo per cui si può scegliere una forma cooperativa, prima di tutto, perché se uno vuole aprire un'azienda deve avere un capitale, deve avere un'idea e lui il proprietario risponde, tra virgolette, poi nelle varie forme SPA, SRL, al netto che anche le cooperative si configurano come SPA, SRL, però vabbè, anche qui è un tema tecnico e quindi non voglio entrare in merito, però chiaramente la cooperativa dà la possibilità a chi magari ha anche poche risorse di aggregarsi, di mettersi insieme, quindi di costituire una società che persegue un fine molto chiaro, ma in cui il concetto di fondo è proprio legato al fatto che ognuno delle singole persone che poi lavoreranno all'interno della cooperativa, si parla di soci piuttosto che soci lavoratori, hanno quell'interesse specifico, quindi sono tanti portatori di interesse. La cooperativa permette di aprire questa forma societaria in maniera meno impegnativa anche da un punto di vista economico. Sono alcuni fiscali per le cooperative, ma anche qui apro un ulteriore distinguo perché esistono delle cooperative, punto, esiste la cooperazione sociale, che è quella che il Solco Unia rappresenta. Per capirci, una cooperativa può essere una cooperativa di allevatori, ok, si mettono insieme, di produttori, Bene. CISVA, una cooperativa, ok? Ok. E quindi chi ha interesse a lavorare il latte, okay, si mette insieme, quindi perseguono questo scopo comune che è quello della lavorazione dei prodotti e della vendita dei prodotti, okay, e quindi creano una massa molto più forte sul mercato, sull'attività di promozione, insomma, creano una sinergia per avere maggiori opportunità. Questo è il concetto di fondo. Però questa è la cooperazione in genere, ci sono Quindi due. uno dice, siamo tanti contadini piccolini, facciamo una cooperativa più grande che almeno abbiamo un pochino di peso, in questo senso. Semplificando, sì, piuttosto che le cooperative di costruzione, quelle costruttori che fanno edilizia fondamentalmente, che quindi mettono insieme delle persone che poi diventeranno i proprietari anche di quello che è il risultato, diciamo, del loro lavoro. Ma questa è una forma cooperativa, diciamo, più allargata. Noi rappresentiamo invece la cooperazione sociale, quindi le cooperative che rientrano in due grosse macro categorie, le
le cooperative di tipo A, che sono cooperative che erogano servizi alla persona, e le cooperative di tipo B, invece, che hanno come oggetto sociale l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, però la cui attività può essere varia. Possono, per dire, nel nostro consorzio, le cooperative di tipo B vanno dalla gestione ambientale, verde, piuttosto che la raccolta dei rifiuti, ok, fino ad arrivare ad altre realtà che invece sviluppano sistemi informatici, creano reti, piuttosto che hanno i negozi di vicinato. Quindi la parte delle cooperative di tipo B come attività specifica può essere molto, può essere più varia, ma l'oggetto sociale, quindi il motivo fondante per cui queste cooperative si sono costituite, deve rimanere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con una Chiaro, serie di quindi criticità. praticamente la cosa è, puoi fargli fare quello che vuoi, in realtà puoi fare un'attività che è in tutto e per tutto identica a un'attività di impresa, ma lo puoi fare con gli sgravi, con tutte queste cose, a patto che però tu ci inserisca in questa attività le persone svantaggiate, giusto più o meno. In che misura però? Per la cooperative sociali di 30%. tipo B, 30%, questo è. Ho capito. Quindi queste sono poi le due macro. Le due macro categorie. In valle il Consorzio Socco Camugna raccoglie 14 realtà, 14 cooperative, tutte sociali, devono essere tutte sociali, perché anche il consorzio di per sé è una forma cooperativa sociale. Le cooperative di tipo A che sono presenti nel consorzio si occupano prevalentemente di disabilità. Adesso non sto lì a citarle tutte, nel senso sono Sì, 14, anche quindi sono perché più. poi domani alle 10 abbiamo Milzani e poi abbiamo altri due interventi che poi vediamo di lavoreremo bene su quello che è una cooperativa di tipo A e quello che è una cooperativa di tipo B. Bravo. Per continuare, Cristian, io ti volevo chiedere quali sono, perché tu hai parlato tanto di fine sociale, quindi di un fine che non deve essere banalmente l'utile a fine anno o la vendita di questo cellulare. Puoi spiegarci meglio che cos'è un fine sociale? Sì, Cioè, che cos'è che vuol dire che il solco ha un fine sociale rispetto a quello che faccio io, che magari ha un fine commerciale? chiaro, Ok. chiaro, chiaro. Beh, Qual è la differenza? il primo punto l'hai toccato te, che è fondamentale, ok? I nostri statuti, ok, non prevedono la possibilità di divisione degli utili, ok? Gli utili che la cooperativa fa non può essere ridistribuita in questi termini sui soci, ma deve essere reinvestita all'interno della cooperativa. Possono esserci dei dividendi, ma anche questo qui è un discorso complesso che non voglio fare adesso perché poi si entra in alcune dinamiche che sono difficili da spiegare. Però la verità è che tutto quello che la cooperativa produce deve essere poi reinvestito sul territorio. Questo è il primo valore sociale della cooperazione, ok? Quindi non è che si arricchiscono, tra virgolette, ma creano una condizione generale che promuove l'attività. Quindi in questo senso l'occupazione, perché se poi si reinveste nell'azienda, si cerca anche di tenere occupate le persone, di continuare di dare garanzia e continuità al lavoro delle persone, perché poi questo è il fondamento. Quindi sicuramente questo, non c'è ridistribuzione degli utili, quindi tutto va reinvestito Quindi, sul territorio. se posso riassumertela, passami il termine, le cooperative sono aziende più umane rispetto alle aziende normali, nel senso che forse un'attenzione, magari adesso poi tu mi dirai, Cristian, no, anche noi dobbiamo stare attenti ai numeri, a quello che, perché guai, perché se no, figurati. Però in realtà voi avete un'attenzione al numero che è un pochino più allargata, cioè nel senso che a fine dell'anno, anche se non c'è l'utile, ma avete fatto lavorare 20 persone in più, probabilmente quello è il vostro obiettivo, più che tirar fuori l'utile, no? Ho capito bene? Hai colto nel segno, il concetto è proprio questo, nel senso che chiaramente siamo aziende e quindi con tutti i rischi annessi e connessi, sia in termini di responsabilità, un periodo particolare come questo, di questa emergenza sanitaria, le cooperative nostre che gestiscono servizi chiaramente hanno avuto un livello di attenzione, di cura ai loro servizi molto alto, perché trattando con le persone chiaramente anche
anche il livello di responsabilità, perché poi, come ti dicevo prima, un presidente è un legale rappresentante, quindi chiaramente ne risponde. C'è anche tutto un ragionamento che riguarda un valore così generale, che come tu hai detto prima riguarda il sociale, ma che nello specifico nelle cooperative nostre, quelle sociali vere e proprie, comunque sono dei servizi che sono rivolti alla persona. Anche questa qui è una cosa fondamentale. I nostri numeri, ribadisco, dobbiamo tenere in piedi le aziende, dobbiamo dare gli stipendi, quindi la gente dobbiamo pagarla. Siamo performanti anche noi sul mercato, permettimi il termine, ma perché per forza? Perché altrimenti, signori, se quando falliscono anche le cooperative, quando il loro capitale va sotto. Quindi ovvio che noi siamo abbiamo i dirigenti delle cooperative, ovviamente, che fanno questo tipo di lavoro, però tu hai detto una cosa abbastanza corretta, diciamo che lo zero o il più uno può anche non spaventare, diciamo, una cooperativa nel momento in cui è molto capitalizzata, quindi sta bene, può permettersi di fare l'attività in maniera serena. Ma magari, esatto, non ha generato un utile, non ci sono dei soci che possono battere sul tavolo e dire, signori, dove sono i soldi miei? Ecco, perché questo nella Certo. Costituzione non è concesso, ecco, Certo. sicuramente. Quindi ecco il fine sociale, questa cosa degli utili assolutamente va tenuta presente. E una domanda voglio farti allacciandoti al discorso Covid. Cos'è successo alle cooperative nel periodo Covid? Più chiaramente generale che poi, perché poi questa domanda la faccio anche agli altri due ospiti che verranno domani e dopodomani, ma al terzo settore, tu che l'hai vissuta in pieno, no? Questa cosa, che cos'è che è successo? Perché si è parlato di tutto, ma questa cosa della lente su di voi non è stata messa poi così tanto, no? Com'è che l'avete vissuta e che cosa vi è successo? Anche qui c'è da distinguere sicuramente i due aspetti, quello legato alla cooperazione di tipo A e la cooperazione di tipo B. Chi ha erogato servizi in questo periodo si è dovuto ad affrontare una situazione drammatica, psicologicamente decisamente intensa, ma perché siamo abituati a curare persone in difficoltà, ma il rischio in realtà con questa emergenza ha evidenziato il fatto che in rischio c'erano anche chi lavorava all'interno di questi servizi, no? Quindi all'inizio c'è stato un grande smarrimento, una grande paura, ma perché purtroppo all'inizio non si avevano linee guida. Non sto dicendo che solo noi, non sto facendo assolutamente polemica da questo punto di vista, perché quello che è arrivato è un evento epocale, quindi non era impossibile da prevedere una cosa del genere. Quindi in realtà, come ti dicevo prima, le cooperative dei servizi hanno chiuso parte della loro attività, perché per legge non potevamo erogarla, hanno dovuto invece proteggere i servizi che stavano andando avanti, che quindi hanno proseguito, e per proteggerli hanno dovuto spingere molto su degli aspetti di sicurezza, cui anche noi non avevamo mai tenuto in considerazione. E quindi abbiamo vissuto un periodo in cui quotidianamente modificavamo il nostro modo di lavorare, il nostro modo di atteggiarsi alla nostra utenza, ma anche, perché comunque i servizi sono rimasti aperti, una responsabilità nei confronti delle persone che lavoravano con noi, perché loro non potevano stare a casa. Chi segue una persona disabile o le cooperative che lavorano all'interno dell'RSA non hanno avuto passatemi il termine, il problema del lockdown. Hanno avuto un problema diverso, che è quello del rischio infezione e di tutto quello che poi ne conseguiva, l'ansia nei confronti anche dei propri familiari, chi entrava nei servizi e poi usciva, quando usciva tornava a casa. Quindi, ecco, insomma, una situazione sicuramente complessa per le cooperative di tipo A e anche per le cooperative di tipo B, perché in realtà, fermando una serie di attività e di categorie di lavoro, abbiamo dovuto fermare anche noi il nostro lavoro. Per le cooperative di tipo B, il lavoro, questo è un concetto anche questo qui importante,
sempre che va molto chiarito. Infatti, lavori con l'azienda territoriale dei servizi alla persona, che è capofila Sì, appunto del sì, sì. progetto Segni di Futuro, piuttosto che con i sistemi dei servizi sociali in genere. C'è un grosso lavoro che non è legato solo e esclusivamente al fatto che una persona possa ricevere i soldi a fine mese, che chiaramente quelli ti servono per sopravvivere. Certo. Ma all'interno della cooperazione, nelle cooperative di tipo B con gli inserimenti lavorativi, il lavoro acquisisce anche un valore, che è un valore di carattere di riconoscimento, di autoaffermazione, di reinserirsi all'interno di un mondo che chiaramente inizialmente è quello del lavoro, ma che poi ti crea anche una rete di relazioni che ti permette di rientrare. Infatti si chiama inserimento lavorativo, ma è anche un inserimento di vita. Quindi, al netto delle casse integrazioni, che magari ci hanno permesso chiaramente di tirare con le concessioni che ci hanno dato, però il vero problema è che una persona che è in difficoltà e che rimane a casa da sola e che non ha più neanche la possibilità di uscire, quindi di avere quel riferimento mentale o comunque di relazioni, ragazzi, le nostre persone abbiamo dovuto accompagnarle anche su quello, perché, come dicevo prima, Cristian, noi siamo la cooperazione sociale. certo. Cristian, abbiamo il nostro Ilario Sabbadini che ci saluta, che ci manda un saluto e lo salutiamo. Guarda, Ilario, che aspetto anche te qui, eh? Sappilo, sappilo che aspetto assolutamente, aspetto assolutamente anche te. Volevo farti Assolutamente. una domanda, Cristian, che è un po' che la tengo qua, no? Tu hai parlato di lavoro. Di lavoro all'interno delle cooperative, di tutto quello che è stato il lavoro e quello che sarà. Ti volevo chiedere che tipo di lavoro serve, che tipo di professionisti, che tipo di persone servono per una cooperativa? E chi magari qui ci stanno guardando tanti ragazzi che hanno finito le superiori e non sanno bene che cosa vogliono fare e magari ha una carriera, passami il termine carriera, perché poi è certo con tutti i paletti che ci sono all'interno della cooperativa, però magari stanno valutando di fare anche un po' carriera, no? Di mettersi a disposizione, magari sono predisposti ad aiutare gli altri, sono predisposti a questo e stanno valutando di dire, ma sai cos'è? Quasi quasi inizio a lavorare o mi interesso per lavorare in una cooperativa. Tu che cosa ti senti di dire a questi ragazzi che ci stanno guardando? Che percorso, che strada gli indicheresti, e che cosa ti senti di consigliargli? Sì, riprendo il discorso iniziale che secondo me è significativo e deve essere abbastanza fissato. La cooperativa sicuramente ti permette di lavorare, ma ti permette anche in un qualche modo, in una qualche forma ovviamente, perché poi i distinguo sono tanti. Quando prima tu dicevi, insomma, alle cooperative non interessa fare i soldi, sì, beh, dipende anche un po' dalle cooperative in realtà. A parte le battute, io parlo delle mie, le conosco e quindi ecco. Però il concetto è che tu puoi determinare le scelte della tua azienda. Questo è un punto di partenza, nel senso che se qualche ragazzo ha uno stimolo, una passione, un interesse nei confronti di qualche nostra cooperativa, perché ribadisco, al netto di chi si occupa di disabili, anziani, dipendenze, piuttosto che o minori, che sono quelli appunto i servizi che eroghiamo, c'è anche una serie di attività che possono essere svariate, perché da noi lavorano anche tecnici informatici, lavorano insomma tante professionalità diverse. Però ecco, una cosa che accomuna tutto è che quando tu entri all'interno della cooperativa e diventi socio di una cooperativa, puoi giocarti anche una responsabilità sicuramente, ma ti puoi giocare anche un'opportunità. Io sono un esempio di questa cosa, perché io in realtà quando ho finito l'università, vabbè, poi ho lavorato qualche tempo dove ero a Trento, ma quando sono tornato io ho iniziato da volontario, da semplicissimo volontario. Ho conosciuto questa cooperativa, ho cominciato a frequentarli. Era un periodo in cui avevo il TFR di Trento, quindi ero pacifico. No, a parte gli scherzi, però ecco, ero appena rientrato, quindi stavo cercando anche di orientarmi. Ho iniziato a fare volontariato da loro. E poi pian pianino ho cominciato a piacermi, vabbè, io ho fatto sociologia, quindi ecco, ero già abbastanza indirizzato sul tema Grazie. sociale, nel senso quello che mi piace, e sono fortunato, sono uno
una persona fortunata, mi ritengo una persona fortunata, da volontario ho poi fatto un po' tutti i gradini di questa cosa, prima appunto volontario, poi ho cominciato a fare l'educatore, mi sono formato, sono stato all'interno dell'equipe, ho imparato a lavorare in equipe, poi ho cominciato a coordinare i primi servizi, ai tempi coordinavo i servizi scolastici, quelli domiciliari e poi pian pianino, ecco, ricopro il ruolo che ho attualmente, però ecco questo. Quello che volevo chiederti era proprio questo. So che sembra una domanda magari un po' indiscreta, ma com'è che si parte da fare volontario e poi si arriva a essere magari il presidente, il rappresentante, il direttore poi di una cooperativa? C'è una gerarchia da seguire, no? Più o meno, mi immagino, anche solo per capire che cosa si sta facendo, che cosa si sta facendo lì. E secondo me è molto interessante perché è un mondo che o ci sei dentro o da fuori. Io è vero che non mi sono mai interessato, però da fuori non è così semplice vederlo, come magari potrebbe essere più semplice vedere la carriera in Ubibanca, per esempio, no? Che tu dici: entri lì, hai tutte le tue cose, lo stipendio è questo qui, le ore sono queste qui, le aree sono queste. In una cooperativa, questo chiaramente per te, Christian, sicuramente è chiarissimo, ma per noi che guardiamo da fuori non è così chiaro. Quindi tu mi dici che l'approccio è sempre graduale, no? Quindi dipende un po'. Tu, per esempio, quando è che hai capito che, cioè, da dopo sociologia hai fatto. Hai cominciato e da lì hai capito che sarebbe poi stata la tua strada. C'è stato un momento in cui l'hai capito. Questa domanda l'ho fatta e la farò a tutti gli ospiti che verranno qui nelle interviste, perché magari tu non ci hai mai pensato, no? Però adesso ti viene in mente quella cosa che i ragazzi che ci guardano gli torna utilissima. Se c'è stato, perché può anche essere di no, se c'è stato un momento in cui hai capito che quella sarebbe stata la tua strada. Allora, vabbè, al netto di questa predisposizione iniziale, chiaramente perché essendomi iscritto a sociologia avevo 19 anni, quindi comunque ok. Però credo che ma credo che sia anche il valore aggiunto, che è giusto dire, raccontare, è il fatto che se nella cooperazione hai iniziativa aziendale, okay, quindi dentro, all'interno della tua organizzazione, sei uno che spinge, sei uno che ha idee, sei uno che propone, sei uno che trova, ma anche delle opportunità, ecco, trovi un ambiente in cui questa cosa puoi coltivarla e quindi puoi anche sviluppare delle tue capacità e la cooperazione ti permette che queste tue capacità magari possano diventare risorsa. In un sistema chiuso, come hai detto tu, quello bancario, al netto delle capacità che ci vogliono per fare, io non credo che sarei in grado di fare quel lavoro lì, però è molto definito, no? Cioè, devi fare economia e commercio, adesso non lo so, passami il termine, però devi stare e hai anche un contenuto di lavoro che si basa sui soldi, sui numeri, sugli interessi, sui capitali, eccetera. La cooperazione, se uno ha un'idea, passatemi il termine, anche all'interno di un'organizzazione strutturata, perché lo dicevi prima e l'hai detto tu, siamo aziende, quindi c'è l'educatore, ci sono i coordinatori, ci sono i direttori, ci sono i presidenti, c'è il consiglio di amministrazione, c'è la struttura e quella societaria. E anche da un punto di vista gestionale, ci sono i rapporti di forza, cioè i capi ce li hai anche all'interno della cooperativa, anche se sei proprietario da questo punto di vista. Però, la cooperativa ti permette di sviluppare magari anche delle tue attitudini, ok? Perché trovi un ambiente accogliente in cui, al netto delle sostenibilità economiche, spingere, quindi aprire anche delle nuove aree è una cosa che dà un valore aggiunto. Certo. Quindi, allora Cristian, io vedo l'immagine che si è un attimino fermata, quindi io Ho ti visto. inviterei se puoi a spostarti, perché ho visto la connessione scendere sempre di più, la tua connessione da verde è diventata arancione, poi rossa, poi ti sei bloccato e sentiamo solo la voce. Vediamo se ti sentiamo ancora, Cristian. Tra l'altro mi sono fermato su una fotogramma orrendo. Aspetta. Esatto.
Non so se vuoi provare a uscire e rientrare, va bene, se no puoi stare fermo qui. Guarda, io ti posso Provato a anche togliere togliere la. la. Guarda, io volendo adesso, vedi, ti ho tolto la telecamera, Perfetto. prova a parla, guardiamo se ti Tu sento. mi senti adesso? Sì, ti sentiamo, però se io ti rimetto la telecamera, hai proprio un problema di connessione. Quindi, no, comunque ascolta, volevo, anche se non c'è la connessione, Christian fa niente, mi parli un po', tu hai detto, della realtà del solco, Sì. che cos'è, funziona. Dimmi un po' che cosa vuol dire fare una cooperativa di cooperative, perché poi c'è anche questo, ma è un'altra cosa ancora, il solco, cioè si può lavorare per una cooperativa di cooperative e che lavori si possono fare? L'ho presa Ok. larghissima. Sì, no, però è chiaro il concetto. È una domanda che mi fanno spesso, quindi ecco. Ok, meno male che io non sono l'unico. Allora, un consorzio è una società, okay, in questo caso cooperativa, che persegue due scopi principali. Il primo è fornire servizi alle proprie consorziate, ok? Perché chiaramente ti metti insieme perché ci sono delle attività. E la seconda invece è un po' più di rappresentanza, significa fare lobby, nel senso l'obiettivo è quello di fare in modo che la cooperazione trovi una collocazione all'interno di un territorio e che anche economicamente trovi una sua strada, una sua direzione, nel senso che le interlocuzioni che noi abbiamo con gli enti di secondo livello, ho citato prima l'azienda territoriale dei servizi alla persona, ma anche la comunità montana. Ilario, ci stiamo conoscendo in questi mesi, visto che è stato nominato sindaco da un anno più o meno circa. Sono interlocuzioni che permettono di mettere idee nel territorio, di mettere tanti piccoli semini che poi crescono, ma abbiamo un compito anche di tutela, perché se è vero che l'inserimento lavorativo, se la cura e la tutela delle persone svantaggiate sono un onere dell'ente pubblico, perché chiaramente è un servizio essenziale, il servizio sociale, da questo punto di vista noi siamo degli interlocutori e siamo dei partner che dovrebbero essere privilegiati, perché noi facciamo questo, nel senso aiutiamo i comuni a fare quello che da soli gli costerebbe probabilmente un occhio della testa. Quindi da questo punto di vista il consorzio Solco Comunia si inserisce all'interno di questi due grossi capitoli, ok? Nello specifico i progetti di servizio civile che ci sono all'interno delle nostre cooperative è un progetto consortile, nel senso che noi come consorzio facciamo il progetto per tutte le nostre cooperative. Abbiamo dei gruppi di acquisto in cui compriamo delle cose per le cooperative ad un prezzo che è ovviamente calmierato, quindi facciamo lobbying da questo punto di vista perché andiamo a spuntare dei prezzi di mercato che sono chiaramente vantaggiosi per noi. Che altro facciamo? Abbiamo un'agenzia lavoro, quindi uno sportello lavoro che favorisce l'incontro della domanda offerta, l'orientamento, i bilanci di competenze, l'accesso ai sistemi totali per gli inserimenti. Insomma, le attività all'interno del consorzio possono essere tante. Ogni consorzio si costituisce come meglio ritiene. La nostra forma è, a noi piace pescare le competenze dalle nostre cooperative, okay? Per fare in modo che anche le cooperative si arricchiscano della conoscenza e della competenza che il consorzio mette in campo e questo secondo me è un concetto molto importante. Di per sé il consorzio oggi non ha molti occupati perché appunto preferiamo utilizzare delle forme differenti. Ha una macchina amministrativa strutturata su per sé, ha l'area dello sportello lavoro. Oggi il consorzio Solco Camugna gestisce anche però un servizio diretto alle persone che è Spazio Autismo di Valle Camonica, Centro Sara Pedersoli, e quello è un'attività chiaramente di ordine sociale. E quindi da questo punto di vista lì dentro ci sono educatori, psicologi e tutta quella serie di figure professionali che ruotano intorno a questo tipo di attività. Ma ribadisco, Diciamo
Quindi, ecco, questa era una cosa che io non sapevo. I consorzi, chiamali questi raggruppamenti di cooperative di cui il Solco fa parte, è un po' come se voi foste proprio, come hai detto tu, il braccio operativo per quanto riguarda il sociale, dei comuni, ma più di tutti dello Stato, no? Perché poi lo Stato è espressione poi dei comuni, quindi andate proprio a sopperire e a stare con le persone, questo è quello che fate. E più grandi siete, più potete raggiungere poi più persone possibili. È un po' questo anche l'obiettivo del Solco, no? Sì, sicuramente sì, chiaramente noi lavoriamo in diversi ambiti, non solo nell'ambito pubblico, perché comunque le realtà si interfacciano territorialmente parlando con diverse situazioni che possono essere anche private. Certo. Ti faccio un esempio, le cooperative hanno la possibilità attraverso l'articolo 14 di fare in modo che le aziende, ok, non per attività che non sono proprie dell'azienda, ma che sono correlate o accessorie all'azienda, possa incaricare una cooperativa sociale di fare quel tipo di attività, e quindi l'onere, l'obbligo di legge che le società hanno, che è quello di assumere, avere una percentuale di disabili all'interno delle loro aziende, che è un obbligo di legge, che Certo. spesso e volentieri le aziende non coprono, perché comunque avere una persona con qualche problema all'interno dell'azienda può essere disfunzionale, preferiscono pagare le multe, ok? Quindi, come si dice, si butta via l'acqua col bambino. L'acqua sporca col bambino dentro, no? Il compito del consorzio è anche sviluppare una cultura tale per cui, ma guarda, che ti costa di meno avere una cooperativa, che anche se tu fai, non lo so, fai calcestruzzo, ma c'è fuori un giardino, l'erba del giardino te la tagliamo noi. Attraverso questa convenzione tu non hai l'obbligo di assumere direttamente la persona svantaggiata, te l'assumiamo noi che siamo capaci di gestirla, che abbiamo anche delle persone che sanno gestirla, perché nelle cooperative Certo. di tipo B ci sono i responsabili degli inserimenti lavorativi, che sono persone che sanno gestire questi tipi di persone. E quindi in questo senso dai anche un valore sociale ad un obbligo di legge, che per te lo trovi un peso, ma che in realtà per noi è lavoro e opportunità di lavoro per le persone. Guarda Cristian, allora, adesso sono passati 37 minuti, cioè già 37 minuti che chiacchieriamo, la faccia che dicevamo, ah, un quarto d'ora, due cose, poi, vedi che poi alla fine io ti tiro fuori. Volevo farti questa domanda finale. Cristian, l'hai già un po' detto, però volevo fartelo ripetere meglio. Tutto quello che ti viene in mente da dire a qualcuno che vuole entrare nel mondo della cooperativa. Quindi, qualsiasi messaggio, hai lanciato un bel messaggio, quello di datti da fare, buttali le idee, che è il modo migliore per far carriera, per andare avanti. Ti senti di dire qualcos'altro che non hai detto, qualcosa che ti piacerebbe aggiungere a tutta la chiacchierata che abbiamo fatto? Sempre in ottica, ti ricordo che stiamo parlando a ragazzi Sì. che ci segni di futuro, riuscire ad orientare il più possibile nelle loro scelte, e magari anche facendogli capire che la cooperativa non è roba per loro, magari se non è roba per loro. Hai qualcos'altro che ti va di aggiungere, che ti va di dire? Sì, c'è una cosa che all'inizio, quando ho iniziato questa mia strada, quando ho iniziato a percorrere questa strada, c'era una cosa che mi dava molto fastidio, che dicevano che noi dalle cooperative eravamo quelli poverini, no? Cosa fai, lavori in cooperativa? Ah, poverino, ah, che bravo, ah, che... Ecco, no? Questo senso di come se noi fossimo persone sacrificate nella vita a dover seguire chissà quale missione di povertà, di non lo so, un po' alle Madre Teresa di Calcutta. No, no, questa cosa è un falso mito. Allora, chiaro che parlando di cooperazione sociale, perché io questa rappresento, è chiaro che l'attitudine alla relazione, all'aiuto, a dare l'opportunità all'altro, è chiaramente un valore che uno
deve comunque sentire, perché se no, ragazzi, il gioco non scompiglia. Però da questo punto di vista, dico ai ragazzi che lavorate in un'azienda, quindi venite riconosciuti nel momento in cui il vostro lavoro acquisisce valore e le soddisfazioni che troviamo noi all'interno dei nostri sistemi. È vero che forse non sono economiche, come può essere in sistemi estremamente performanti, ma ti creano una rete di relazioni, ragazzi, che è un valore poi nella vita che è incredibile. Ti obbliga a forzarti in questa direzione e le competenze che si sono sviluppate in 30 anni di cooperazione. Il consorzio Solco Camogli è nato nel 93, ma se il consorzio è nato nel 93, vuol dire che prima c'erano altre cooperative, quindi negli oltre 30 anni, 30 anni di cooperazione Camuna, perché questo è, ragazzi, abbiamo sviluppato professionalità, scusate, ma che partecipano a bandi europei, vincono bandi europei, vincono bandi cariplo da milioni di euro, cioè insomma, anche da noi hai la possibilità di svilupparti in termini professionali qualificanti e che poi ti vengono anche riconosciuti territorialmente parlando. Quindi ecco, non pensate alla cooperazione come quelli dei disabili, insomma, dai, adesso per dirla facilmente, però è questo il concetto che voglio esprimere. Sono orgoglioso di quello che faccio, come lo devono essere tutte le persone che lavorano in cooperazione. Perché oltre a fare sicuramente del bene, perché l'oggetto sociale sta in quella direzione, però insomma devi lavorare, devi dimostrare e da questo punto di vista, ecco, abbiamo dimostrato negli anni che sappiamo fare il nostro lavoro e questo è sicuramente qualificante e potrebbe essere uno stimolo interessante per i ragazzi. Diciamo che per lavorare nella cooperativa ci vuole una mentalità diversa un pochino, più attenta su certe cose, più attenta magari alla crescita dal punto di vista relazionale e soprattutto di competenza, come hai detto tu. Sì, come tutte le aziende, se uno non c'ha voglia di fare, è quello che non ha voglia di fare. Certo. Però se uno ha voglia di spingere, da noi trova facilmente terreno fertile. Facilmente. Una volta un operatore mi ha detto: la cooperazione è il mondo dei balocchi da questo punto di vista, no? È una metafora strana, chiaramente. Però il concetto è un po' quello, è un po' quello di. È anche meno burocratica forse rispetto a un'azienda, quindi puoi rispetto a un'azienda diciamo normale, quindi puoi metter lì, puoi fare, puoi provare Sì, no, meno certo. burocratica da un punto di vista aziendale, non molto, nel senso, uno degli organi previsti statutariamente sono anche i collegi sindacali nostri, cioè nel senso siamo soggetti, anche perché avendo degli sgravi fiscali, le nostre regole sono molto precise e te le vengono a verificare, non è che, ok, faccio la cooperativa, paghi mia, no, ti viene il controllo esterno, il controllo interno, devi dimostrare di avere mutualità, vabbè, ma anche questo qui è un tecnicismo. Però diciamo che sei in un terreno fertile nella ragione in cui nel momento in cui la tua idea è a valore territoriale, quindi porta del valore aggiunto sul territorio, è la cooperazione che ti può permettere anche di svilupparti anche senza avere risorse. Poi certo, se uno c'ha 1 milione di euro e c'ha l'idea geniale, vabbè, allora si apre l'azienda. Cristian, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e ci vediamo super presto, ok? Grazie Andrea, spero di aver portato un contributo al progetto Segni di Futuro. Ti auguro un buon lavoro e saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie mille. Di futuro, mi raccomando, ci vediamo domani mattina alle 10, super puntuali, con Marco Miltani, il nostro secondo ospite, che così proseguiamo il viaggio nel mondo delle cooperative. Ciao a tutti, buona serata, buon appetito e grazie. Ciao Ciao ciao. Andrea, Ciao grazie a Cristian. tutti. Ciao, 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 ciao.